Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me. E poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, Celeste, Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti coi sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà. E così io possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Signore, mio Signore, Cristo Gesù, Cristo Gesù, venga il tuo regno, venga il tuo regno, mio Signore, Cristo Gesù. Cristo Gesù, venga il tuo regno, mi fondo in te, oh mio Signore, per adorarti nel tuo volere. Cristo Gesù, Cristo Gesù, venga il tuo regno, venga il tuo regno, oh mio Signore, Cristo Gesù. Cristo Gesù, venga il tuo regno, nel tuo volere, oh mio Signore, non sono io più che vivo, ma tu che vivi in me. Dal Libro di Cielo, volume 12, 29 gennaio 1919. Stavo facendo l'adorazione alle piaghe di Gesù Benedetto ed infine ho recitato il Credo, intendendo di entrare nell'immensità del volere divino, dove stanno tutti gli atti delle creature passate, presenti e future. E quegli stessi che la creatura dovrebbe fare e che per trascuratezza e malvagità non ha fatto. Ed io dicevo: mio Gesù, amore mio, entro nel tuo volere ed intendo con questo credo rifare, riparare tutti gli atti di fede che non hanno fatto le creature, tutte le miscredenze, l'adorazione dovuta a Dio come creatore. Mentre queste ed altre cose dicevo, mi sentivo sperdere la mia intelligenza nel volere divino ed una luce che investiva il mio intelletto, in cui scorgevo dentro il mio dolce Gesù, e questa luce che diceva e diceva: ma chi può dire tutto?
Dirò in confuso e poi sento tale ripugnanza che se l'ubbidienza non fosse così severa ma più indulgente non mi obbligherebbe a certi sacrifici. Ma tu, vita mia, dammi la forza e non lasciare a se stessa la povera ignorantella. Ora, pareva che mi diceva: figlia diletta mia, voglio farti sapere l'ordine della mia provvidenza. Ogni corso di 2000 anni ho rinnovato il mondo. Nei primi lo rinnovai col diluvio. Nei secondi 2000 lo rinnovai con la mia venuta sulla terra, in cui manifestai la mia umanità, da cui come da tante fessure traluceva la mia divinità. Ed i buoni e gli stessi santi dei secondi 2000 anni sono vissuti dei frutti della mia umanità e dall'ambicco hanno goduto della mia divinità. Ora siamo in circa del terzo 2000 anni e ci sarà una terza rinnovazione. Ecco perciò lo scompiglio generale, non è altro che il preparativo alla terza rinnovazione. E se nella seconda rinnovazione manifestai ciò che faceva e soffriva la mia umanità e pochissimo ciò che operava la divinità, ora in questa terza rinnovazione, dopo che la terra sarà purgata ed in gran parte distrutta la generazione presente, sarò ancora più largo con le creature e compirò la rinnovazione col manifestare ciò che faceva la mia divinità nella mia umanità. Come agiva il mio volere divino col mio volere umano, come tutto restava concatenato in me, come tutto facevo e rifacevo, ed anche un pensiero di ciascuna creatura era rifatto da me e suggellato col mio volere divino. Il mio amore vuole sfogo e vuol far conoscere gli eccessi che operava la mia divinità nella mia umanità, a pro delle creature, eccessi che superano di gran lunga gli eccessi che operava esternamente la mia umanità. Ecco perché ti parlo spesso del vivere nel mio volere che finora non ho manifestato a nessuno. Al più hanno conosciuto l'ombra della mia volontà, la grazia, la dolcezza che il farla essa contiene, ma penetrarvi dentro, abbracciare l'immensità, moltiplicarsi con me e penetrare ovunque, anche stando in terra e in cielo e nei cuori, deporre i modi umani ed agire coi modi divini, questo non è conosciuto ancora, tanto che a non pochi comparirà strano e a chi non tiene aperta la mente alla luce della verità non ne comprenderà un H. Ma io a poco mi farò strada, manifestando ora una verità, ora un'altra di questo vivere nel mio volere, che finiranno col comprenderlo. Ora, il primo anello che congiunse il vero vivere nel mio volere fu la mia umanità. La mia umanità, immedesimata con la mia divinità, nuotava nel volere eterno ed andava rintracciando tutti gli atti delle creature per farli suoi e dare al Padre da parte delle creature una gloria divina e portare a tutti gli atti delle creature il valore, l'amore, il bacio del volere eterno. In questo ambiente del volere eterno io vedevo tutti gli atti delle creature possibili a farsi e non fatti, gli stessi atti buoni malamente fatti, ed io facevo i non fatti e rifacevo i malamente fatti. Ora, questi atti non fatti e fatti solo da me stanno tutti sospesi nel mio volere ed aspetto le creature che vengano a vivere nel mio volere e che ripetano nella mia volontà ciò che feci io. Perciò ho scelto te come secondo anello di congiunzione con la mia umanità, facendosi uno solo col mio anello, vivendo nel mio volere, ripetendo tu i miei stessi atti, altrimenti da questo lato il mio amore rimarrebbe senza sfogo, senza gloria da parte delle creature, di ciò che operava la mia divinità nella mia umanità, e senza il perfetto scopo della creazione che deve racchiudersi e perfezionarsi nel mio volere. Sarebbe come se avessi sparso tutto il mio sangue, sofferto tanto, e nessuno lo avesse saputo. Chi mi avrebbe amato? Che cuore ne resterebbe scosso? Nessuno, e quindi nessuno avrei avuto i frutti di gloria della redenzione. Ed io, interrompendo il dire di Gesù, ho detto: ma amore mio, se tanto bene c'è di questo vivere nel volere divino, ma perché non lo avete manifestato prima? E lui: figlia mia, dovevo prima far conoscere ciò che fece soffrire la mia umanità al di fuori,
per poter disporre le anime a conoscere ciò che fece la mia divinità al di dentro. La creatura è incapace di comprendere tutto insieme il mio operato, perciò vado a poco manifestandomi. Poi dal tuo anello di congiunzione con me saranno congiunti gli altri anelli delle creature e avrò stuolo di anime che, vivendo nel mio volere, rifaranno tutti gli atti delle creature ed avrò la gloria di tanti atti sospesi fatti solo da me anche dalle creature. E queste di tutte le classi, vergini, sacerdoti, secolari, a seconda del loro ufficio non più umanamente opereranno, ma penetrando nel mio volere i loro atti si moltiplicheranno per tutti in modo divino. Ed avrò la gloria divina da parte delle creature di tanti sacramenti ricevuti e amministrati in modo umano, altri profanati, altri infangati dall'interesse, di tante opere buone in cui resto più disonorato che onorato. Lo sospiro tanto questo tempo, e tu prega e sospiralo insieme con me, e non spostare il tuo anello di congiunzione col mio, incominciando tu per la prima. Allora, il brano che abbiamo letto, in tutti e 36 volumi, a quanto ne so, rappresenta uno dei best seller, insomma una delle pietre miliari, perché è il famosissimo brano appunto delle rinnovazioni del mondo ogni 2000 anni. Per comprendere dobbiamo dire insomma che secondo la cosmologia biblica il mondo è stato creato circa nel 4000 e qualcosa avanti Cristo. Abramo è collocato intorno al 1900 avanti Cristo, e sappiamo che Abramo viene subito dopo, nel libro della Genesi, l'evento del diluvio e poi la tragedia della torre di Babele, che adesso prossimamente la Chiesa ci farà contemplare il giorno della vigilia di Pentecoste, nella veglia di Pentecoste. E quindi passano 2000 anni, prima grande rinnovazione, il diluvio universale, quindi viene posto fine a un livello oggettivo, secondo la Sacra Scrittura, ad uno stato di tale degradazione dell'uomo da spingere a mettere per iscritto un'espressione antropomorfica, ovviamente da intendere correttamente, ma dove nel libro della Genesi Dio afferma esplicitamente: mi pento d'aver creato l'uomo, tanto è divenuto irriconoscibile, insomma, no? Quindi si sa che cosa potesse essere successo, a che tasso di corruzione era sceso l'uomo dalla sua originaria bellezza. Dopo questo c'è un nuovo inizio, che è il popolo di Israele, cioè Abramo. Comincia la storia della salvezza con l'Antico Testamento. L'Antico Testamento culmina circa 2000 anni dopo Abramo, con l'incarnazione del Verbo e la redenzione. Cosa dice Gesù? Qui, nel Fiat Redimente, cosa hanno fatto tutti? Cosa facciamo ancora tutti quanti? Contemplano l'umanità santissima di Gesù e quello che ha fatto per noi, incarnazione, la predicazione, il Vangelo, soprattutto la passione, la morte, e cerchiamo di imitarne gli esempi e le orme. D'accordo? Quindi, 2000 anni sono vissuto, dice Gesù, nei frutti della mia umanità, da cui come da tante fessure però traluceva la mia divinità. Questo è successo 2000 anni fa. Ora ne sono passati altri 2000. E Gesù fa una splendida sintesi, come dire, quando uno non capisce, dice: che cosa sono gli insegnamenti di Gesù sulla divina volontà trasmessi a Luisa Piccarreta? Ecco, se uno volesse dirle con due parole, proprio con due parole, è la rivelazione di ciò che faceva la divinità di Gesù nella sua umanità. Come agiva il volere divino col suo volere umano? Qui vorrei fare una piccola parentesi teologica, insomma, qualche critico chiacchierone e poco informato, no? Quando Gesù dice come agiva il mio volere divino col mio volere umano, vedete che nomina le due volontà, divina e umana, perché la vita nella divina volontà, sia in Gesù che in noi, non è la sostituzione della divina volontà alla nostra. Questa è un'eresia sia per Gesù, che dà luogo al monotelismo, che per noi, che darebbe luogo ad una sorta di spersonalizzazione. Ma è una vita di comunione, di fusione, di due volontà che rimangono distinte, ma operano congiuntamente. Cioè anche per noi la vita nella divina volontà, cioè per quanto riguarda l'operato della nostra volontà umana, la volontà umana è iperattiva, perché sta facendo in continuazione atti su atti su atti su atti, cioè lavora molto di più che una volontà umana intesa in senso negativo, cioè quella volontà umana
intesa in senso negativo, di cui si parla direttamente negli scritti, che si corrompe dietro le passioni, che va presso ai vizi, che ragiona in maniera molto terra terra, che non gliene importa niente di aprirsi alla dimensione del cielo, eccetera. Immaginiamo che una persona arrivi ai vertici della vita della divina volontà e fa atti dalla mattina alla sera e veramente rifà, come stava facendo Luisa, dice: beh, dico il credo e con questo credo intendo riparare, rifare tutti gli atti di fede non fatti dalle creature, tutte le profanazioni, le miscredenze, tutta l'adorazione che non hanno dato al Signore. Cosa sono questi? Questi sono atti di volontà umana che Luisa aveva imparato a fare fusi con la divina volontà. Quindi questo è un passaggio delicatissimo, ecco, da comprendere molto bene, perché poi, ripeto, qualche, magari anche in buona fede, insomma, con l'attenzione, con la cura di non andare a diffondere dottrine strane, comincia a scrivere sciocchezze, insomma, no? Come se gli scritti di Luisa riproponessero l'antica eresia del monotelismo o parlassero di una spersonalizzazione della persona umana. La persona umana è valorizzata all'ennesimo livello con questi scritti. Si pensi anche alla preghiera dei giri. Io l'ho detto tantissime volte, no? No, uno può anche prendere un modello. Ci sono delle persone, se uno va a qualche ritiro, a qualche posto, che se uno le sente pregare dice: ma guarda questo che bel giro che ha fatto, mo lo registro così lo rifaccio pure io. Ma tu lo puoi pure registrare, cioè, per carità. Ma il modo con cui noi dobbiamo cogliere queste cose, no? Non è di rifare quello che ha fatto un altro, ma è di capire più o meno qual è lo spirito, qual è il senso, qual è il fine di un giro, come si fa, ma poi lo devi fare tu. Io ritengo che la sana valorizzazione della persona e dell'individuo in questi scritti ne trae un impulso straordinario, cioè Dio non vuole sentire che tu ti impari a memoria i giri del Pio Pellegrinaggio e li rifai a pappagallo tali e quali. No, vuole che tu impari quando vedi una cosa creata, quando giri nelle opere della passione, della redenzione, nei misteri della vita di Gesù, tutto quello che vuoi nella tua preghiera personale, che impari a metterci del tuo. Impari a dare a Gesù nella divina volontà tutto l'amore, tutti i tuoi affetti, impari a moltiplicare gli atti nella divina volontà per andare a riparare pensando alle cose che vuoi riparare delle altre persone, magari ce l'hai davanti agli occhi. È la massima personalizzazione. Ecco, però è un ingresso di una vita divina dentro l'umana. Allora Gesù prima manifesta la sua umanità ovviamente, che ha compiuto opere divine, e poi manifesta la sua divinità umanata, potremmo dire, no? Cioè come tutto quello che noi non sappiamo, per esempio, una cosa che ci dice qui negli scritti, cioè gli anni della vita nascosta di Gesù sono un mistero, che ha fatto in tutti quegli anni lì? Noi non lo sappiamo, cioè, lo sappiamo grosso modo, viveva con Gesù, con Giuseppe e Maria, viveva a Nazareth, faceva il carpentiere, faceva vita probabilmente ritirata, ci dice nel Vangelo di Luca che andava a messa la domenica perché entrò come di suo solito di sabato nella sinagoga, il famoso episodio della visita a Nazareth all'inizio del suo ministero. Ma che è stato a fare tutto quel tempo a Nazareth? Che è stato a fare? Ce lo dice cose che non ha mai detto a nessuno, no? Cioè, io non l'avevo mai sentito dire che, personalmente, però non è che sono onnisciente, insomma, né c'ho una cultura dei santi universale che ho letti tutti, non ho letti abbastanza, ma io non ho mai sentito dire che nella vita nascosta Gesù è stato per 30 anni a rifare tutti gli atti di tutte le creature presenti, passate e future, che stanno tutti quanti sospesi in attesa che qualcuno li prenda, anzitutto li faccia proprio, e poi li redistribuisca rifacendo quello che Gesù ha fatto, come di fatto stava facendo Luisa introducendo questo scritto, col credo, per dirne uno, no? Questa è una cosa che non, cioè, io non la sapevo, d'accordo? E quindi questa è una... E attenzione anche a quello che dice Gesù, attenzione. Dice: perché tu, c'è tutto questo scompiglio generale? Attenzione, questo scritto è del 1919, esattamente 100 anni fa. Sono passati 100 anni, ma lo scompiglio generale non è mica tanto passato. Anzi, credo che per esempio a livello ecclesiale alcune cose siano peggiorate, cioè nel 1919... non si erano ancora sentite cose che abbiamo sentito
ai nostri tempi. Certo, nel 1919 dobbiamo sempre calcolare che non c'erano i media e i mezzi di comunicazione che abbiamo oggi, insomma, no? C'era il cinema muto, insomma, se la memoria non mi inganna, insomma, in quegli anni, no? E di lì a poco in Italia nacque l'Istituto Luce, o forse era appena nato, insomma, e trasmetteva qualche piccolo cortometraggio, qualche discorso, insomma, attraverso i cinematografi, insomma, che c'erano. Però, insomma, la situazione oggi è abbastanza tuttora tumultuosa e complicata nella Chiesa e nel mondo. Ecco, ma anche qui nostro Signore ci dà, come dire, una chiave di lettura, come dire, che anche per tanti aspetti ci rasserena, nel senso che non è che uno non soffre vedendo tante cose, soffre, ma soffre serenamente. Cioè, questo è un passaggio, cioè, prima del diluvio universale è successo il finimondo, la degradazione della razza umana, prima che intervenisse il nostro Signore, era giunta al limite, d'accordo? Quindi sto scompiglio che viviamo è preparatorio, d'accordo? Quindi, come dire, perché quando si tocca il fondo, una volta che uno ha toccato il fondo, c'è soltanto che da risalire, è anche un dato, insomma, di cognizione empirica, insomma, no? Ci sta solo che da risalire. E quindi tutto questo scompiglio generale è funzionale, perché in questa terza rinnovazione, che è iniziata, d'accordo? Attenzione, questa è un'operazione, perché è iniziata? Perché Luisa ha iniziato questo processo e allo stato attuale in cui stiamo è ancora, come dire, questo inizio sta proseguendo, perché le anime cominciano ad aprirsi al dono della divina volontà e qualcuno comincia a viverci. Quindi è evidente che si tratta ancora di fenomeni circoscritti, embrionali, incipienti, limitati, ma la terra sarà purgata, in gran parte distrutta la generazione presente, quindi e sarò più largo con le creature e compirò questa liberazione col manifestare ciò che faceva la mia divinità nella mia umanità. Quindi in questa operazione di rinnovamento entra come la progressiva conoscenza di questo aspetto, ecco, della vita e della missione di Gesù. Come agiva il volere divino nel volere umano? Cosa faceva la divinità di Gesù nella sua umanità? Non soltanto le cose che si vedono, anche che abbiamo sempre saputo, perché le cose che abbiamo sempre saputo è che Gesù faceva i miracoli, perché era Dio, leggeva i cuori, perché era Dio, scacciava i demoni in maniera perentoria, perché era Dio, è risorto dalla morte, perché era Dio, ma questi sono, come dire, atti determinati, atti circoscritti, no? Gesù era Dio quando faceva il miracolo, e invece poi quando mangiava faceva l'uomo, questo abbiamo sempre, cioè non è vero che quando mangiava faceva l'uomo, perché mangiava quanto la natura umana assunta. Oh, ma Gesù mangiava divinamente però. E ora la differenza è che mentre io un miracolo non lo posso fare, cioè nel senso, se il Signore mi desse questo carisma e ci avessi tanta fede, li farei pure io i miracoli, d'accordo? Li faresti pure tu che stai ascoltando, ma questa è una cosa straordinaria. Invece tutti possono mangiare divinamente come mangiava divinamente Gesù, tutti possono dormire divinamente come dormiva divinamente Gesù, tutti possono pregare divinamente come pregava divinamente Gesù, tutti possono pensare divinamente, tutti possono parlare divinamente, tutti possono camminare divinamente. Quindi non è, questa è una cosa potenzialmente aperta a tutti, non ci vogliono lauree, non ci vogliono grandi condizioni, quello che ci vuole è mente aperta alla luce della verità, solo quello, perché se non c'è questa mente aperta, dice Gesù, non ne capiranno un H, altra espressione famosissima, non ne capiranno un H. Quindi quando uno non ha mente e cuore anche aperti, non ci capisce niente di queste cose qua, ma con la mente e col cuore aperto, cioè se ha capito Luisa Piccarrete, io dico sempre che aveva la prima elementare, d'accordo? Cioè, insomma, più ignorante di così, ci mancava che fosse completamente analfabeta, insomma, no? Non aveva fatto nessuno studio teologico, niente, se ha capito e era capace di fare queste cose, queste preghiere, lei, entro nel divin volere, faccio il credo,
E intendo con questo credo rifare, riparare tutti gli atti di fede che non hanno fatto le creature, miscredenza, adorazione dovuta a Dio come creatore. Ma tante volte Luisa ci dà delle piccole rassegne, dei suoi giri, delle sue preghiere. È una che c'ha la prima elementare. È una che c'ha la prima elementare. E quindi qual era la cosa fondamentale che faceva la divinità nell'umanità? Nuotava nel volere eterno, dice Gesù, e andava rintracciando tutti gli atti, che significa, di tutte le creature, per farli suoi e dare al Padre da parte delle creature, quindi operando una sostituzione vicaria, in senso tecnico, una gloria divina e portare a tutti gli atti delle creature il volere, l'amore, il bacio del volere eterno. Questo è il girare ogni volta che noi facciamo un atto e attraverso quell'atto, entrando nel volere divino, intendiamo raggiungere tutte le persone presenti, passate e future. Perché dobbiamo riparare gli atti non buoni fatti da loro e dobbiamo portare a loro il valore, l'amore e il bacio del volere eterno. Anche se, come sappiamo, questa operazione non funziona come una sorta di salvezza automatica per i destinatari, perché dipende, tante volte Gesù lo spiega, da come i cuori stanno disposti, ma comunque bene gli fa. Ancora Gesù dice, in questo ambiente del volere eterno, io vedevo tutti gli atti delle creature possibili a farsi e non fatti, cioè le cose che io avrei potuto fare, le scelte, dice, trovandomi a quel bivio, se avessi fatto la volontà di Dio, se fossi andato da quella parte, e invece purtroppo sono andato da quell'altro, noi nel tempo, cioè, molte cose non possiamo tornare indietro. Se io mi sono sposato e mi dovevo fare prete, oppure se io mi sono fatto prete e mi dovevo sposare, che fai a un certo punto? È andata, capito? Ecco, però almeno Gesù quelle cose le ha rifatte, e nel processo, questo è noto, insomma, ne ho parlato tante volte, del rifare gli atti nella divina volontà, io almeno posso andare a prendere quell'atto che Gesù ha fatto per me e farlo mio. Sicuramente questo è un atto benefico. Certo, questo secondo la nostra conoscenza, dobbiamo anche pensare che noi abbiamo delle conoscenze molto limitate, tante volte ho evidenziato che il nostro rapporto tempo-eternità non è molto chiaro, d'accordo, non è un grande mistero, ma sicuramente è una cosa che fa molto bene, se non cambia il corso della storia, perché noi qui non possiamo entrare nella macchina del tempo e tornare indietro, però sicuramente molto bene lo produce. Gli stessi atti buoni malamente fatti, tutto quello che il bene che abbiamo fatto male, e io facevo gli atti non fatti e rifacevo i malamente fatti, da fatti lui. E spiega, questi atti non fatti stanno tutti sospesi nel mio volere, in attesa che le creature che vengano a vivere nel mio volere, li prendano, non solo li prendano, ma ripetano ciò che ho fatto io, quindi rifacendo quello che faceva Gesù. Cioè, io anche prendo tutte col credo, e faccio un atto di fede, di adorazione per tutte le creature, quindi sono tutti credenti, d'accordo? Sono tutti quanti credenti nella Santissima Trinità, sono tutti cattolici, sono tutti battezzati, capiamo il senso, no? In questo giro che sto facendo, e su tutti io attiro il dono della conversione, della fede, eccetera, eccetera. Questo è quello che faceva Gesù, lo spiega abbastanza bene qua. L'ultima cosa che Luisa dice, domanda che tutti quanti ci avremmo fatto, no? Dice, ma scusa, ma se sta cosa è così importante, se c'è tutto questo immensità di bene, ma perché non ce l'hai detto prima? E Gesù dice, e anche qui penso che ci arriviamo, qui purtroppo quando si tratta, cioè, di cose divine, cioè, per esempio, è lo stesso motivo per cui, perché la Madonna, il terzo e il quarto dogma mariano sono stati fatti nel 1854 e nel 1950, e il quinto ancora non è stato fatto. E perché nel primo millennio della Madonna si parlava molto molto poco? Sì, c'era stato il concilio di Efeso, il dogma della verginità perpetua di Maria, ma perché? Lo spiega San Luigi Monforte nel Trattato della Vera Devozione. Perché prima di parlare della Madonna, perché chi si preoccupa che parlando troppo della Madonna, come dire, poi si oscuri un pochino nostro Signore Gesù Cristo, anche se questo è uno specioso pretesto, perché teologicamente non può essere vero, ma ti preoccupa che prima di te si è preoccupato nostro Signore, perché i primi sette concili hanno parlato soltanto di Gesù Cristo. Sì, il concilio di Efeso è vero che ha fatto il dogma della maternità divina, ma quel dogma, adesso non è questa la sede, è un dogma mariologico, ma è soprattutto cristologico, perché quel dogma serve a interpretare lettamente l'incarnazione. Quindi
Noi dobbiamo procedere, e 1000 anni ci ha messo il nostro Signore, per stabilizzare la Chiesa nella Santissima Trinità e nella retta fede sul Verbo incarnato. Ci stanno i tempi, ci sono i tempi, il nostro Signore sa quello che fa. Quindi ci voleva del tempo, perché prima non avevo capito bene che cosa ho fatto con la redenzione, e prima dovevo conoscere bene la mia umanità e imparare a imitare la mia umanità, perché ricordiamo che quello che c'era prima non viene, come dire, a rivederci, no, quello che c'era prima è presupposto in quello che viene dopo. Quindi le virtù noi dobbiamo praticarle, l'imitazione di Cristo dobbiamo praticarla, il pensare all'umanità di Gesù dobbiamo farlo giorno e notte, ma le ore della passione facciamo tutti i giorni. Quelle non sono solo giri nella divina volontà, sono anche rappresentazioni al vivo degli esempi che ci ha dato nostro Signore di come si soffre, che dobbiamo fare anche noi. Quindi qui si va oltre, ma è un oltre, è come tra l'Antico e il Nuovo Testamento, per certi aspetti capiamo anche qui bene il senso. Il Nuovo Testamento non l'annulla l'Antico Testamento, lo presuppone e va oltre, lo porta a pienezza. Così vivere nel divin volere, per questo che Gesù dice sempre: coloro che fanno la mia volontà e vivono in essa, questa fare la divina volontà è stato fatto fino ad oggi, si può fare, i santi l'hanno fatto abbastanza bene. Vivere in essa è quel qualcosa di nuovo che piano piano dobbiamo sempre più imparare a fare. E Gesù dice: da questo anello di congiunzione che sei tu e che ho ricreato, partiranno tutti gli altri. Tutte le classi, vergini, sacerdoti, meno male, secolari, che a seconda del loro ufficio impareranno a non operare più umanamente, ma penetrando nel mio volere i loro atti si moltiplicheranno per tutti in modo divino. E qui grande consolazione anche per un povero sacerdote come me: avrò la gloria divina da parte del creatore di tanti sacramenti ricevuti e amministrati in modo umano, ricevuti e amministrati in modo umano. Profanati altri, infangati dall'interesse altri, e tante opere buone, quindi fatte con male intenzioni, per fini umani, eccetera, eccetera, in cui resto più disonorato che onorato. E questo grazie a cosa? Grazie alla possibilità di rifare nella divina volontà anche noi le azioni di tutti, oltre che le nostre. Fermo restando che le nostre, io non posso mettere, allora voglio rifare, entro nella divina volontà e oggi sto facendo digiuno, entro nella divina volontà e quindi attraverso questo digiuno che ti offro, Signore, io intendo rifare tutti quanti i digiuni fatti allo scopo di farsi belli davanti agli uomini, come dice Gesù nel Vangelo. Ma se io sono il primo che sto facendo il digiuno allo scopo di farmi bello davanti agli uomini, immaginiamo insomma i valori che possa avere questo atto, no? Ecco perché è evidente che io devo aver imparato a fare il digiuno secondo il cuore di Dio, e questo significa fare la divina volontà. E poi certamente posso, entrando nel divino volere, per la potenza che il divino volere fa, unita al mio poco, al mio nulla, ma unita al mio poco, al mio nulla, che comunque ci deve essere, quindi c'è sempre questo principio del concorso, è certamente che possiamo fare non solo che bene, ma un immenso bene, anzi il più grande bene, a quanto ci dice Gesù, che si possa fare all'umanità intera, perché questo è ciò che ha occupato la maggior parte della vita terrena di Gesù, in maniera, come dire, esplicita con la vita nascosta, e di fatto l'ha occupata tutta, perché anche durante la passione Gesù stava continuando ininterrottamente ad offrire tutto quello che stava soffrendo nella divina volontà e ad operare soprattutto, diciamo, in quei momenti nel divino volere. Ed ecco la vita che attende coloro che hanno la mente aperta e il cuore aperto, quindi che sanno accogliere la particolarità bella di queste cose che Gesù ci dice, e piano piano cominciare a metterle in pratica. Meraviglioso, Santa Vergine Maria, quello che abbiamo ascoltato. Ecco, tu insieme con Gesù sei stata la prima, e è mia ferma convinzione, non solo la mia, questa è condivisa da più di qualcuno, anche sacerdote, insomma, che vive nella divina volontà, una convinzione duplice: primo, che è tuo fine interesse anche in tutte le apparizioni moderne dove stai operando,
preparare e portare tutti quanti gli uomini a vivere questa vita che è stata la tua vita, anche quando evidentemente non ne parli in maniera così esplicita come in questi scritti. Ed è anche convinzione di più di qualcuno, e anche la mia, che questo grande rinnovamento di cui Gesù parla e che consisterà appunto nella diffusione della vita nella divina volontà possa coincidere col trionfo del tuo cuore immacolato. Sarebbe veramente una cosa meravigliosa. Ecco. Sperare, sognare non è mai peccato, certamente non presentare queste cose come certezze assolute. Ecco. Però ecco, se il cuore ci porta verso questo, sapendo che questa è stata la tua vita, lo possiamo sognare, sperare e comunque te lo possiamo chiedere affidandoci alla tua immancabile ed efficacissima intercessione. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Fiat Ave Maria.